Domenica scorsa si sono svolti i campionati regionali categorie Under 14 e Under 16 assegnando i titoli regionali della specialità Gincana, prova generale dei prossimi campionati italiani Under 16 che si svolgeranno nei giorni 8, 9 e 10 febbraio proprio a Schilpario. Giornata non fredda con un pallido sole ha accolto i numerosi atleti provenienti da varie province lombarde su una pista ottimamente preparata dallo staff dello Sci Club Schilpario capitanato da Andrea Giudici. Nell'occasione hanno gareggiato anche altre categorie che, pur non concorrendo per il titolo regionale, hanno dato vita ad una vincente gara in mezzo agli ostacoli posizionati lungo il percorso. In tutto più di 300 i concorrenti al via ed i primi a scendere in pista sono stati i piccolissimi orsacchiotti che per la prima volta hanno partecipato ad una gara. A seguire i Super Baby Under 8, i Baby Under 10, categorie che vengono premiate tutte senza podio. La categoria Cuccioli F ha visto prevalere invece Stella Giacomelli dello Sci Club Alta Valtellina. Per le atlete di casa, primo posto per Silvia Santos del 13 Clusone, seconda assoluta. In campo maschile, primo posto per Daniel Pedrazzini Sci Club Alta Valtellina. Primo dei bergamaschi, Gabriele Bonandrini dello Sci Club Gromo, secondo assoluto. Passando ai ragazzi, il titolo di campionessa regionale è stato vinto da Vanessa Comensoli, Sci Club Polisportiva Le Prese, prima atleta targata Bergamo, Alessia Bonadei, quarta assoluta. Tra i maschi il titolo regionale è stato conquistato da Nicolas Rocca, dello Sporting Livigno, Davide Negroni, del 13 Clusone, il primo bergamasco, secondo assoluto. Nella categoria allievi femminile, titolo regionale vinto dalla favoritissima Lucia Isoni, dello Sci Club Schilpario. Tra i maschi titolo ad Axel Artusi, dello Sci Club Prima Luna, quarto posto per Daniele Pizio, dello Sci Club Schilpario. Come ogni anno hanno gareggiato anche atleti diversamente abili dello Sci Club Valcamonica che hanno affrontato il percorso con grande determinazione e sono poi stati premiati tutti. Durante la bella giornata a Schilpario la nostra Marta Denti ha incontrato numerosi protagonisti tra dirigenti e atleti in gara. Siamo sul filo del traguardo e abbiamo incontrato il presidente della Fisi Bergamo, Fausto Denti. Presidente, finalmente la neve è arrivata e qua ci sono numerosi partecipanti, sappiamo che sono più di 340. Una gara veramente emozionante questa gincana di oggi. Sì, un bellissimo spettacolo oggi, grazie anche alla nevicata. L'aspetto della valle è cambiato, tantissimi ragazzi sono venuti da tutta la regione oggi per questi importanti campionati regionali, anche perché qui è sede dei campionati italiani, la prossima settimana gli Under 16, quindi una bella palestra di preparazione per tanti atleti. Questa gara è sempre un po' curiosa, la gincana presenta sempre degli ostacoli da superare, i più piccoli si divertono sicuramente tantissimo, ma anche per i più grandi lo spettacolo è comunque assicurato. Sì, oltre che essere un grande spettacolo per tutti, è un divertimento maggiore sicuramente per tanti bambini, bisogna anche considerare che questo tipo di gara è anche molto valido perché consente preparazioni diverse e moti di movimento molto diversi rispetto al solito, che servono molto per i ragazzi, della giovani, i bambini, serve molto. Settimana prossima abbiamo appena sentito dalla sua voce che ci saranno i campionati italiani, tre giorni davvero importanti, ci si augura una grande partecipazione anche vista l'importanza della gara. Sicuramente Schilpario è sempre una grande attrazione, quindi sicuramente ci sarà tanta gente. L'organizzazione sarà come sempre all'altezza, perché Schilpario è abituato a programmare e a fare cose importanti da sempre. C'è gente molto professionalmente molto valida qua e quindi sarà un grande spettacolo sicuramente. Eccoci, siamo, come vedete alle mie spalle, sul punto di partenza delle batterie, stanno per partire, è un'emozione grandissima. Dopo le qualifiche queste sono le squadre che andranno a concorrere per decretare il vincitore delle gare di oggi. Andiamo ad assistere queste veramente emozionanti batterie insieme a voi. Sì.
siamo sul traguardo, abbiamo catturato proprio appena arrivato Negroni Davide, che ha combattuto con le unghie e coi denti per prendersi questo secondo posto che è arrivato. Complimenti Davide innanzitutto, come ti è sembrata questa gara? Difficile? Grazie per i complimenti, è stata veramente difficile, però comunque alla fine ce l'ho fatta nello scatto con il terzo e sono contento. Dopo la qualifica a correre anche per il secondo posto, in questo caso tra il secondo e il terzo posto, è veramente impegnativo. Nonostante tutto comunque la giornata è bellissima e la neve come ti è sembrata? L'hanno tenuta benissimo, anche perché due giorni fa ha fatto brutto tempo, quindi l'hanno curata benissimo, al meglio per questa gara. Senti, ma settimana prossima ti rivediamo ancora qui a correre? No, noi gli italiani, sono un anno in meno. Allora ti rivedremo in un prossimo appuntamento, sai già quando è? Tra due settimane. Va bene, allora ti aspettiamo, grazie Davide e ancora complimenti. Grazie mille. Siamo qui con Negroni Giulia. Giulia, ci hai fatto vivere un finale veramente mozzafiato, una gara combattuta per il secondo posto, ma ce l'hai fatta. Davanti a te c'era Isoni, Lucia, che vabbè era imprendibile, però questo secondo posto veramente di soddisfazione. Sì, allora, oggi diciamo che è stata dura, è stata faticosa, perché anche il tracciato non era semplicissimo. Sono partita bene subito dopo Lucia, sono riuscita a mantenere la posizione e diciamo che sono stata insieme alla terza, ho lottato per il secondo posto, però alla fine ci ho creduto e ce l'ho fatta, sono molto soddisfatta. Ecco, crederci porta sempre dei risultati. Dov'è che hai trovato difficoltà su questo tracciato? Allora, su questo tracciato all'inizio, subito dopo la curva, la salita era abbastanza impegnativa perché poi continuava con altre salite che erano ancora abbastanza impegnative e anche l'ultimo pezzo che era un piano, però bisognava arrivare anche abbastanza con un po' di energia ancora, perché altrimenti si rischiava di farsi, diciamo, fregare a fine gara. Certo, questa settimana ci ricarichiamo perché settimana prossima ci sono i campionati italiani, sempre qua a Schilpario. Sei già carica? Sì, carichissima. Sicuramente il secondo risultato di oggi ti porta ancora più energia. Sì, sicuramente cercherò di dare il meglio, di arrivare in forma, perché spero in qualcosa di veramente buono. Noi te lo auguriamo e ti vediamo allora settimana prossima. Grazie mille Giulia. Grazie mille, ciao. Siamo riusciti a catturare sulla linea del traguardo la nostra campionessa Lucia Isoni, che oggi ha vinto in solitaria. Abbiamo assistito a una gara veramente emozionante, c'è stato un duello dopo di te, il duello l'ha vinto Negroni, ma tu hai vinto la gara. Che soddisfazione. Vabbè, è una bellissima soddisfazione, perché comunque vedere che sono in forma anche la settimana prima degli italiani, cioè, mi dà un bello stimolo per la settimana prossima. E poi comunque vincere in casa è sempre più bello che vincere da altre parti, è stata una bellissima soddisfazione. Sì. Senti, ma noi puoi dirlo, vincere in casa appunto, ti ha avvantaggiato il fatto di conoscere questa pista a Menadito? Allora, questa è una domanda che mi faccio anche io da sola ogni tanto, perché visto che la settimana prossima ci sono gli italiani sono abbastanza agitata, però devo cercare di trasformare l'agitazione in forza, e perché comunque conoscere la pista è un grande vantaggio, correre in casa però con tutte le persone del tuo paese che ti fanno il tifo è anche una fonte di agitazione, soprattutto per me che mi agito spesso, però cercherò di fare il meglio e vedremo come andrà. Senti, ma questa gara con le qualifiche e poi bisogna correre di nuovo contro altri concorrenti che sono sempre gli stessi ma a batterie, quanto è complicata e quanto è stancante? Ma allora, a me non piacciono le sprint, soprattutto per quello, perché preferisco fare la gara, iniziarla e finirla e sapere quando è finita e qual è il risultato. Invece le sprint da una parte è meglio, perché se vai male nella qualifica poi hai la possibilità di recuperare nelle batterie, però dall'altra è anche un po' peggio, perché comunque è una gara stancante e lunga, perché è fatta a più riprese. Poi anche il fatto degli orari, non si sa mai quando sono le finali, quando le altre batterie, è un po' tutto
un po' strano, ecco. Bene, vediamo che hai dei tifosi, abbiamo visto anche sulla linea del traguardo le tue piccole ragazze che sono venute ad abbracciarti, questo calore fa sempre piacere. Noi però siamo veramente curiosi di vederti settimana prossima agli italiani. Non stiamo mettendo pressione, però tifiamo per te, lo sai, vero? Grazie mille, speriamo che vada bene. So che verranno tutti perché tutte le volte che li incontro per strada mi dicono: ah, guarda che mi vedrai settimana prossima che vengo a farti il tifo. Io: ok, va bene, grazie però. Sì, è bello avere tanta gente che tifa per me, però è anche un po'... Comunque è una fonte di agitazione, però comunque bello, bello. È un po' impegnativo, però anche noi ci uniamo al club fan di Lucia Isonni. Intanto ti salutiamo e ti diamo appuntamento appunto a settimana prossima. Grazie per essere stata con noi anche oggi. Grazie a voi. Siamo riusciti a catturare il presidente dello Sci Club Schilfario, giudice Andrea. È sempre difficile trovarla perché lei gira troppo sulle piste. Va bene questa preparazione, ma scherzi a parte, è stata davvero impegnativa anche per il grosso numero di partecipanti, non è vero? Esatto, come sempre Schilfario, non so come mai, anche oggi 300 e passa concorrenti. Poi gincana, quindi ostacoli da preparare, salti, gobbe, cunette, chi fa un giro, chi ne fa un altro, chi alla fine poi fa la gara lunga, quindi metti, togli, è sempre difficile. Poi fino a 5 giorni fa neve ne avevamo pochissima, avevamo il giro della neve artificiale, 2 giorni fa è nevicato, quindi abbiamo dovuto ribaltare tutto, preparare. Sono diciamo 3 giorni che... Sono diciamo 12-13 ore qua allo Sci Club. Però giustamente la pista si presenta in condizioni perfette, la gara è venuta benissimo, noi abbiamo visto tanti volti soddisfatti, ma soprattutto sappiamo che settimana prossima ci sarà un altro appuntamento molto importante qui a Schilfario. Esatto, questa era una, diciamo, una prova, perché noi venerdì, sabato e domenica prossima abbiamo i campionati italiani Under 16, e quindi dobbiamo essere pronti già da mercoledì, giovedì, perché arrivano già gli atleti, dobbiamo essere pronti con tutto. Anche qui ci sarà venerdì gincana, sabato gara individuale e domenica gara di staffetta. Speriamo che il tempo ci sia clemente, che rimanga neve, adesso ne dovremmo avere abbastanza. E quindi tra Ciclab, chi ci dà una mano, il gestore della pista che si mette sempre disponibile a fare tutto, sicuramente riusciremo a fare bella figura, almeno spero. Senti, Andrea, noi abbiamo visto una Isonni veramente scoppiettante, siamo abituati ai suoi risultati perché sappiamo che è un atleta molto forte. Quanta soddisfazione dà al vostro Ciclab? Lucia è brava, è forte anche lei, spero che correre in casa non sia l'handicap dell'emozione e magari faccia sgambetto. Io gli auguro di prendere la sua medaglia, perché so che fa tanti sacrifici, come del resto li fanno anche gli altri. Ultimamente abbiamo visto anche Valentina che con tutti i sacrifici all'ultima gara è riuscito a conquistarsi un posto per i mondiali di lati. E noi abbiamo Lucia e Daniele, speriamo giustamente in una medaglia. Io spero, come ho detto prima, che non si lasci prendere dall'emozione, perché correre in casa sempre è difficile. Che lei, dopo lei è preparata, quindi penso che ci darà delle grosse emozioni. Bene, noi ci auguriamo di ritrovarci settimana prossima con un'altra intervista, anche se sappiamo che scapperà per le piste, e intanto la ringraziamo per essere stata con noi e ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Ok, grazie a voi, non è che scappo apposta, è che devo con i controlli, con il giudice di gara che mi manda a fare una cosa, io, il controllo che mi chiede di andare a fare un'altra cosa, devo continuare a correre, e quindi per quello non è che non voglio venire qua. Certo, ma è giusto anche che chi è presidente dello Sci Club faccia anche queste mansioni, diciamo, è nel suo compito. Sì, è nel compito del presidente, però diciamo che se non ci diamo una mano tutti a fare manovalanza, perché in queste gare serve tanto volontariato, tanta gente che fa manovalanza e tutto, e quindi è difficile poi coordinare
e sapete bene anche voi perché girate tutte le domeniche, è difficile coordinare il tutto e poi per avere un ottimo risultato, perché poi ci saranno comunque delle lamentele, perché nell'ambito di tutta la gara qualcuno dovrà dire qualcosa. Però come oggi penso che la cosa sia andata benissimo. Dopo, settimana prossima ci sarà.